Buonasera, ci troviamo ad Apice Piante e oggi parleremo delle diverse varietà di cachi che abbiamo qui in azienda. Come potete vedere, la diversità è ampia e possiamo suddividere la categoria dei cachi in eduli e non eduli direttamente dalla pianta. Che significa? Partiamo con il primo caso. Questo è un caco tipo, chiamato anche loto di Romagna, ed è quello che si trova anche alle nostre spalle. Questo è un caco che, rientra nella categoria di quelli non eduli direttamente dalla pianta. Ciò significa che io non posso prendere direttamente un caco dalla pianta e mangiarlo, perché risulterà astringente. Invece va messo in una busta con delle mele che sprigionano l'etilene e va fatto maturare in queste condizioni. Quindi rosso e morbido, può essere consumato. Ha un sapore molto dolce, dentro è scuro ed è appunto morbido. Un'altra tipologia di caco che invece abbiamo è il caco vaniglia. Il caco vaniglia rientra nelle caratteristiche dei cachi che possono essere mangiati direttamente dalla pianta, quindi è un caco edule, a condizione però che venga impollinato, quindi è necessario che sia presente vicino a questa pianta un'altra pianta della stessa famiglia dei cachi vaniglia. Una volta impollinato, il caco può essere raccolto direttamente dalla pianta e può essere mangiato. Come potete vedere, è un caco che può essere mangiato duro, dentro è scuro e al suo interno sono presenti dei semi, simbolo appunto che è avvenuta l'impollinazione. Adesso passiamo a parlare del caco cioccolatino. È un caco molto piccolo, come potete vedere, da qui prende il nome di cioccolatino. Anch'esso fa parte della famiglia dei cachi eduli, quindi che si possono mangiare direttamente dalla pianta, nonostante siano duri. E dentro è molto scuro. Veniteci a trovare ad Apice Piante che vi spiegheremo tutto sul mondo dei cachi.